Benvenuti a Brana dei Pinguini. Gesù è risotto. Ho sbagliato a pronunciare, l'ho fatto apposta. Questo è un video a tema pasquale. Sì, è vero che Pasqua è finita quando, diciamo, questo video sarà pubblicato, però non vuol dire che non possiamo fare un video a tema pasquale. Spero che nelle vostre ferie vi siate sparati uova di Pasqua a destra e a manca. E adesso io, per un video a tema pasquale, quello che farò è di rubare un format. Ma a chi lo rubiamo questo format? A me stesso. Per i più navigati di questo canale sapranno che l'anno scorso ho portato un video a tema pasquale parlando degli easter egg. E lo faccio pure quest'anno. Ovviamente qualcuno potrebbero dire che cosa sono, cioè che cos'è un easter egg. Sono delle uova di Pasqua? No. Seppure il termine significa effettivamente dall'inglese uova di Pasqua, non parliamo di uova di Pasqua. Parliamo di easter egg, che sono delle, diciamo, porco Dio, ho calato la... non sapevo che non avevo messo il blocco al tavolo o quello che si alza. Vabbè, dai, piccolo fuori onda, dicevo che gli easter egg sono delle frasi nascoste o, nel nostro caso, delle funzionalità nascoste che programmatori aggiungono nei loro programmi, nei loro siti. Insomma, è una cosa molto divertente. E sono ben nascosti. Ho trovato un sito che ha una lista di easter egg, come ho fatto la volta scorsa, e quindi adesso li andiamo a provare. Li andiamo a testare uno a uno, vediamo se funzionano. Ovviamente non li posso testare tutti, tra un po' capirete perché, e vediamo cosa ne esce fuori. Prima di cominciare, come al solito, se volete supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate, fate capire a YouTube che questo canale non è un easter egg. E quindi un easter egg, loro dicono che è in questo sito stesso. Questo è un sito che si chiama goskills.com, non gli sto facendo pubblicità, non me ne frega niente. Loro dicono che hanno messo un easter egg nel loro sito. L'unico che ho provato prima di fare questo video, che non capivo cosa c'è scritto qui sotto, di inserire il codice Konami, poi ho scoperto che devo fare questo up up down down left right via. Vediamo se funziona. Poco fa funzionava, vediamo se lo fa, riesco a farlo funzionare di nuovo. Up, up, down, down, left, right, B, A. Funziona. Allora loro dicono che se io, per esempio, completo il gioco, riesco a vincere un coupon del 25%. Che a me non mi frega un cazzo il coupon del 25%, voglio solamente giocare a... Premo N per giocare. Vabbè, dai, cazzo, inizia. Peccato che non c'è i suoni. Penarco, io odio quando finisce l'effetto della power pill e poi il fantasmino diventa magicamente di nuovo normale e ti ammazza, come nel mio caso. È una cosa che ho sempre detestato in Pac-Man. Benissimo, benissimo. Passiamo avanti. Friends, c'è un easter egg su Google tema Friends. Vediamo se funziona. Con Joey Tribbiani dovrebbe spuntare la pizza. Vediamo se è vero. Joey doesn't share a phone! Funziona! Vediamo se... con Ross Geller che succede. Shepard! Funzionano, Monica Geller. Clothing obsession. No clothing. Cleaning obsession, sbagliato io. Vediamo Rachel Green, che succede? Ho sbagliato a scriverla, però funziona, vediamo. Questo è solamente l'easter egg, io porto su Google Immagini. Non ce lo scrivo bene che succede. No, è solamente questo, vabbè. Chandler, vediamo cosa ci dà con Chandler. Ah, certo! Perché ha visto Friend sa quanto significa? Vediamo con Phoebe alla fine che succede, la chitarra. Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, it's not your fault. Perfetto, smelly cat, awesome. Bellissimo. Il gioco di Snake.
Allora, se tu scrivi Pac-Man, Tic-Tac-Toe, Snake e Minesweeper o Solitaire su Google, ti porta a questi giochi. Giochiamo a Snake. Oggi ho voglia di giocare a Snake. Ma guarda, ve la metti. Pensavo che le pareti non erano belle, pensavo che andava al di fuori della parete e spuntava facendo un po' l'effetto Pac-Man, spuntando dall'altro lato. Andiamo avanti. Numbers. Sono un numero di frasi che tu puoi scrivere su Google che hanno un risultato numerico speciale. Vediamo. Il numero più solitario. Loneliness number. One. Non spunta la calcolatrice, però mi dice che uno. Vabbè. The numbers of horns on a unicorn. Sembra uno. Però qua mi spunta la calcolatrice. Interessante. Il numero più solitario meno il numero degli unicorni. O meglio, il numero di corno sugli unicorni, zero. Vabbè. Questa è vecchia, forse l'ho fatta vedere anche l'altra volta, non me lo ricordo. Vabbè, passiamo avanti. Atari Breakout. If you type Atari Breakout, la ricerca delle immagini di Google, potrai giocare a Google Atari Breakout. Vediamo. Andare su Google Immagini, dice, giusto? Google Immagini. Non c'è nulla. Ma secondo me dobbiamo andare su... Ah, Play, qua. Vero. È vero. Ma non c'è audio? Succede sempre qua. Ah, niente. Ah! Ora funziona. Andiamo avanti. Una cosa che ho notato mentre stavo rigiocando in diciamo dopo che ho finito di registrare il segmento principale, sì, stavo rigiocando a Breakout, è che ho notato questa cosa qua. Vedete qua in alto? C'è un piccolo Thanos. Ora, nonostante che io non sia un fan della Marvel, so chi è Thanos. Vediamo cosa succede se clicco qua. Thanos Snap Easter Egg. Voi non lo vedete perché Ops non me lo fa vedere, però spunta questa tooltip. Vediamo. Quindi fa schioccare le dita, vediamo cosa succede. No! Scomparire tutto. O meglio, dovrei far scoprire la metà delle ricerche su Google, no? Wow. Faccio pagina 2. Non fa niente. Queste sono tutte le ricerche che sono rimaste. Ah, però posso fare... Ah, a ricomparire. Che bello. Con Microsoft Edge è pop. Con Microsoft Edge possiamo... giocare a surf. Posso fare Edge surf. Che devo fare? Qual è l'obiettivo del gioco? L'obiettivo del gioco sicuramente è quello di non morire. Bello, bello, bello. Ci piace questo gioco. Torniamo agli easter egg. Rocket League non lo posso provare. Questo non lo posso provare. Ninja Turtle mi sa non lo posso provare. Donkey Kong non mi va di provarlo. EOS smartwatch non ne ho. Kindle keyboard non ce l'ho. Iconic OS X mi rompe il cazzo a prendere il Mac. YouTube. Su YouTube possiamo cercare questa cosa. Su YouTube che ci mostrerà video senza titolo.
Vediamo. Oh, c'è veramente un video senza titolo. E anche un video senza persone. Molto intrattenente. Ci sono anche i commenti vuoti, belli, o meglio commenti con dei vuoti. Ok, perfetto, dai, questo magari non è proprio un easter egg di, su YouTube, però è qualcuno che ha fatto un video senza titolo, senza descrizione, che però ha fatto 800.000 visualizzazioni. Perfetto pinguini, spero che questo video vi sia piaciuto, è un evento pasquale per celebrare gli easter egg e magari chissà l'anno prossimo ne farò un altro. E quindi io vi ringrazio come al solito per la vostra attenzione, per essere stati qui con me fino a questo punto e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao Ghilu!